Bimbi di Santa Maria del Rovere in visita al SUEM 118 e all'ospedale. Estate che non è solo divertimento, quella del Grest con il parroco Don Adelino Bortoluzzi e i suoi collaboratori che hanno deciso di fare educazione civica sul campo, un modo per contrastare anche la tendenza di bambini e ragazzi a trascorrere troppo tempo davanti a televisione e tablet. Mangiarci un po' dalle nuove tecnologie sotto alcuni aspetti, far vivere l'esperienza diretta ai bambini, riportarla e riconfrontarla con noi. Ci allontaniamo un po', cerchiamo soprattutto in questo periodo di far vivere ai bambini esperienze reali, esperienze concrete. Tante le curiosità dei bambini sottoposti agli operatori di Treviso Emergenza. Il nostro lavoro in genere e come sono fatte le ambulanze, un'attenzione particolare per l'elicottero naturalmente. Abbiamo vissuto un'esperienza bellissima con gli anziani di una casa di riposo. Poi siamo stati dalla polizia locale, siamo stati nella Caritas e quindi siamo arrivati all'ospedale. La cosa che mi è piaciuta di più è stata l'ospedale, comunque, perché cioè dare la propria vita per soccorrere gli altri è una cosa, diciamo, molto nobile e bella. Nicole, tu sei stata anche dei vigili urbani. Ti è piaciuto di più là o qua oggi? Tutte e due. Siamo andati a vedere la casa di riposo a San Pelaio. Hanno un bel giardino, la casa è anche abbastanza bella e gli anziani mi sono sembrati entusiasti di stare là. E poi la visita al comando dei vigili del fuoco. Abbiamo visto anche un camion grande che non può andare nella strada e spara l'acqua da giù e su. E un camion che può andare a una scala lunga. Che dopo una persona si era buttata con la corda giù dall'aereo e dopo è risalita. Ne faremo altri anche perché noi rispondiamo a una lettera che il sindaco ha mandato. Aiutatemi a osservare la città e restituitemi ciò che voi vedete con gli occhi da bambino.